Stefano Malchiodi, è morto il famoso regista. I motivi della tragica scomparsa. Secondo quanto riportato dai media locali, Stefano Malchiodi sarebbe scomparso prematuramente, in seguito a un'embolia polmonare insorta dopo un ricovero d'urgenza in un nosocomio della capitale. La notizia, però, attende di essere ufficializzata. Il giovane filmmaker si è spento prima di poter realizzare i suoi sogni. Giancarlo, il padre di Stefano, e il fratello Giorgio sono partiti per Roma per riportare il corpo del loro congiunto nel suo paese natale. La madre, purtroppo, è scomparsa qualche anno fa. Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha voluto ricordare Malchiodi sui social unendosi al dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici. Anche i compagni della pallacanestro Martinengo hanno espresso il loro cordoglio, definendo Stefano un sognatore, sempre pronto a gettarsi nella mischia per centrare il canestro e conquistare due preziosissimi punti. Un talento innato quello di Malchiodi che, seppur giovanissimo, ha dato un grandissimo contributo al cinema italiano, lasciando sicuramente una notevole impronta artistica. Il suo primo lavoro, Anne, è stato realizzato con la tecnica della rotoscopia. Si tratta di un procedimento che permette di rendere animate le figure degli attori, che hanno girato dal vero grazie a un effetto pittorico su ogni singolo frame. Stefano Malchiodi, nato a Martinengo in provincia di Bergamo, aveva frequentato il liceo scientifico a Romano di Lombardia. Successivamente aveva deciso di seguire un corso di produzione cinematografica presso la Civica Scuola di Cinema di Milano. Qui si era diplomato nel 2014, presentando una tesi sul cinema indipendente. L'anno successivo si era trasferito a Roma per perfezionare i suoi studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2021 aveva vinto con Domenico Croce il David di Donatello per il miglior cortometraggio. Parliamo di Anne, il primo lavoro da regista di Malchiodi. La pellicola, della durata di 15 minuti, è ispirata alla storia vera di James Leininger, un bambino di nazionalità americana, nato nel 1996, che palesava i ricordi di una vita passata. Molti di questi ricordi combaciano con le avventure di James Houston II, pilota di aviazione morto nel 1945 durante la battaglia di Iwo Jima. Il bimbo, dai 2 agli 8 anni, era stato colpito da una sindrome da stress post-traumatico. Si svegliava di notte urlando, ma nessuno riusciva a capire cosa avesse. Il piccolo James aveva una passione particolare per gli aerei e ne conosceva tutte le parti meccaniche. Ma non solo, perché ricordava anche alcune vicende di guerra ben dettagliate. Il padre, sempre più determinato a chiarire il mistero, riuscì a ricomporre il puzzle, collegando tutti questi segnali all'aviatore morto al termine del secondo conflitto mondiale. Il cortometraggio, prodotto dalla società romana 10 di film e dalla Anemone Film di Napoli, aveva vinto anche il premio Anecfice e il premio Rai Cinema Channel Replay. Un talento innegabile quello di Stefano Malchiodi che ha sconvolto il mondo del cinema e che lascerà il segno, non credete? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.